L'aumento barrato diritto, detto anche diritto davanti e dietro, dall'inglese knee front and back, crea, come dice il nome, delle barrette orizzontali sul diritto del lavoro. E come dice l'altro nome, si fa lavorando una maglia a diritto due volte. Prima prendendola da davanti e poi da dietro. Cioè, arrivati al punto dell'aumento, lavoriamo una maglia normalmente a diritto, non la lasciamo cadere dal ferro, infiliamo il ferro prendendola da dietro e la lavoriamo sempre a diritto una seconda volta. E in questo modo, con questa seconda lavorazione, aumentiamo di una maglia e si crea questa barretta che rimane sulla sinistra della maglia che si presenta come una maglia diritta. È importante tenerlo presente quando dobbiamo fare gli aumenti in simmetria, per esempio per una manica o per uno scialle. Se dobbiamo fare il nostro aumento nel modo classico a 3 maglie dal bordo, all'inizio del ferro sulla destra lavoriamo l'aumento nella terza maglia, prendendola una volta da davanti, una volta da dietro, così la barretta, capitando sulla sinistra della maglia che si presenta a diritto, lascia sulla propria destra 3 maglie di bordino. Ma se facessimo la stessa identica cosa alla fine del ferro sulla sinistra, lavorando l'aumento nella terz'ultima maglia, la barretta, capitando sulla sinistra della maglia che si presenta a diritto, la staccherebbe dalle altre 2 maglie e in questo modo il bordino risulterebbe fatto non più da 3, ma da sole 2 maglie, 2 maglie, barretta e le altre maglie diritte. Perciò alla fine del ferro a sinistra, per quanto possa sembrare strano, questo aumento dobbiamo farlo non più nella terz'ultima maglia, ma nella quart'ultima, lavorandola a diritto normalmente, poi a diritto prendendola da dietro. Ecco che si è creata la barretta e sulla sua sinistra rimangono 3 maglie del bordino. E in questo modo i bordi sono perfettamente simmetrici. Per fare l'aumento barrato doppio dobbiamo individuare la maglia dell'asse attorno al quale disporre l'aumento. Io ho 19 maglie, quindi la mia maglia dell'asse è la decima, che è questa qua. Infatti è la maglia centrale. Sempre per il discorso che la barretta capita sulla sinistra della maglia in cui è stato fatto l'aumento, l'aumento doppio dobbiamo farlo iniziando dalla maglia precedente. Quindi, se questa è la maglia dell'asse, facciamo prima l'aumento nella maglia precedente. Così abbiamo la barretta che capita accanto alla maglia dell'asse. Dopo lavoriamo allo stesso modo, prima prendendola da davanti e poi da dietro, la maglia dell'asse. Ecco che abbiamo fatto l'aumento di 2 maglie facendo capitare le barrette sulla sinistra e sulla destra della maglia dell'asse. Nei ferri successivi useremo sempre la stessa tattica, e cioè un aumento barrato nella maglia precedente l'asse e un aumento nella maglia dell'asse, che potete contrassegnare oppure no perché si vede. Così il telo cresce e accanto all'asse si forma una serie di barrette decorative.